Buongiorno a tutti, sono Marzia Gariboldi e sono qua per presentarvi il corso di laurea magistrale in Biomedical Sciences. Facciamo così. Allora, come prima cosa io vorrei rispondere a questa domanda: perché scegliere Biomedical Sciences come laurea magistrale? Partiamo dal presupposto che, come diceva il collega, quando dopo il terzo, dopo una laurea triennale, siete lì arrovellarvi per scegliere una laurea magistrale, dovete pensare ovviamente a un salto di qualità. Questo salto di qualità viene offerto dalle lauree magistrali dell'Insubria e in particolar modo qua ho indicato alcune delle motivazioni per le quali Biomedical Sciences potrebbe essere un'ottima scelta. Innanzitutto perché l'ambito biomedico tra le aree della biologia rappresenta un ambito attuale, dinamico e promettente, sia dal punto di vista intellettuale che dal punto di vista lavorativo. Inoltre, punti di forza di questo corso di laurea sono sicuramente l'approccio multidisciplinare che deriva dalla convergenza di esperienza e competenza nell'ambito della biologia molecolare, della farmacologia, della genetica, della fisiologia, della patologia e della biochimica, dato dalla professionalità e dalla esperienza e attività dei docenti che insegnano all'interno di questo corso. Inoltre, proprio perché i numeri in una laurea magistrale non sono mai eccessivi, noi poniamo particolare attenzione alle esigenze e anche alle attitudini del singolo studente. Oltre a ciò, offriamo un percorso formativo, diversi percorsi formativi che portano in ultima analisi i nostri laureati a riuscire ad inserirsi in modo competitivo e preparato nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro in diversi ambiti, li vedremo in seguito, li vedremo poi dalle testimonianze delle due persone, dei due nostri ex studenti che si sono prestati oggi a partecipare a questo Open Day. Inoltre siamo attenti, proprio nell'ottica di essere attenti allo studente, siamo attenti anche al merito degli studenti e infatti a questo proposito abbiamo istituito dei premi di merito che vengono erogati tra il primo e il secondo anno di corso. Poi, come sapete, penso che qualcuno lo sappia, forse non tutti, comunque il corso di laurea è totalmente erogato in lingua inglese e offre, oltre questo prepara. Lo scopo di questo è innanzitutto preparare lo studente ad affrontare il mondo del lavoro. Di qualsiasi lavoro si tratti, l'inglese è la lingua che si parla, che si parlerà, che parlerete, almeno allo stato attuale. Inoltre offriamo un percorso double degree con l'Università di Bonn in Germania, per cui anche in questo caso, come diceva prima il collega per le biotecnologie, il secondo anno della laurea magistrale per chi sceglie il percorso double degree sarà totalmente vissuto in Germania e questo offre sia dal punto di vista preparativo, ma anche dal punto di vista dell'apertura mentale, diciamo una finestra sulla internazionalità anche del mondo del lavoro, perché moltissime aziende sono comunque a tutt'oggi aziende internazionali, per cui un'esperienza all'estero può essere un buon trampolino di lancio. In breve, quali sono gli obiettivi formativi generali di questo corso di laurea? L'idea è quella di formare una figura di biologo con competenze e conoscenze biomediche che possa inserirsi in ambiti lavorativi che spaziano dall'operare nel settore della comunicazione scientifica al fungere da consulente per aziende farmaceutiche o biotecnologiche, all'inserirsi efficacemente nel mondo scientifico, anche a livello di comunicazione scientifica, o all'eseguire o sovraintendere all'esecuzione di analisi cliniche in diversi ambiti che vedremo meglio in seguito. Quindi, per andare nello specifico, quello che noi ci proponiamo è di
offrire un'approfondita conoscenza dei processi biologici alla base della fisiologia di organi e sistemi, delle alterazioni patologiche e della relativa prevenzione e correzione su base genetica o farmacologica. Quindi è quella fase di sapere. Quindi quello che ci proponiamo è di darvi delle conoscenze, ma non devono restare conoscenze teoriche, ma devono essere anche, dopo dovrete essere in grado di applicare queste conoscenze anche nella pratica. E quindi quello che noi offriamo sono anche delle competenze metodologiche, sia a livello appunto di esperienze di laboratorio. Moltissimi dei nostri corsi sono associati a dei crediti da spendere in laboratorio, e inoltre avrete un tirocinio di tesi che durerà 9 mesi o 5 mesi, lo vedremo a breve, a seconda del percorso che sceglierete, in un laboratorio, e lì verrete calati totalmente in quello che è la vita di un laboratorio. Quindi come diceva anche Gianluca, vita di gruppo, quindi relazionarvi sia a superiori che a vostri pari, e lavorare in team e mettere in pratica quello che avete imparato in teoria. Oltre a questo, vabbè, c'è il percorso Double Degree, di cui parleremo tra poco. Allora, io ho parlato con diversi studenti della triennale e so che quello che vi arrovella è: ok, cosa farò dopo? Cioè, se studierò, se intraprenderò il corso di Biomedical Sciences, che cosa farò dopo? Allora, io non posso rispondere a questa domanda, naturalmente, però posso dirvi che l'indagine Alma Laurea del 2018 sui laureati 2017 ci dice che i laureati di Biomedical Sciences sono impiegati di più rispetto ai laureati delle lauree scientifiche dello stesso tipo nel nord-ovest dell'Italia. A che figure professionali potete accedere? Fondamentalmente sono tre, ma non sono poche, perché fanno spaziare le possibilità di impiego in diversi ambiti. La prima è quella di biologo con competenze biomediche, che ha come sbocco professionale aziende farmaceutiche, biotecnologiche, di diagnostica, di supporto alla ricerca scientifica, ma anche agenzie di comunicazione scientifica o case editrici specializzate. La funzione del nostro laureato all'interno di queste strutture può essere quella di essere un comunicatore scientifico, oppure offrire attività di consulenza. Vedremo a breve nelle testimonianze che una delle nostre ex studentesse si occupa proprio di questo. Oppure, appunto, nell'ambito consulenza, dicevo, nell'ambito di aziende farmacologiche o biotecnologiche, ma anche nell'ambito del monitoraggio degli studi clinici. Un secondo sbocco o una seconda figura professionale è quella del biologo nell'ambito di laboratori di analisi. I nostri laureati si possono inserire a livello di laboratori di analisi pubblici o di enti privati, con la funzione di eseguire o supervisionare l'esecuzione di analisi cliniche, biomolecolari, genetiche e citogenetiche, microbiologiche, farmacotossicologiche o di controllo di qualità. E infine una terza figura è quella del ricercatore nel settore biomedico. Sì, i nostri laureati possono voler continuare, dopo aver fatto un'esperienza in laboratorio, un'esperienza di ricerca, che è quella che potreste scegliere di fare, non è l'unica opzione come tipo di laurea, come tipo di tesi di laurea. Una volta così assaggiato il mondo della ricerca, magari possono voler continuare in quest'ambito e quindi si possono inserire a livello di laboratori di ricerca pubblici o privati in Italia o all'estero, oppure in aziende che abbiano un settore ricerca e sviluppo in campo biomedico. Brevemente, il corso è costituito da 2 curricula. Il primo è il curriculum di Basic and Applied Biomedical Sciences, che prevede un percorso formativo molto flessibile e dinamico, in cui grazie alla scelta da parte dello studente di opportuni esami a scelta, lo studente può approfondire le basi cellulari e molecolari dei processi patologici e delle principali modalità di intervento diagnostico e terapeutico, ma anche acquisire competenze biomediche più pratiche, più volte
all'applicazione. La sede del corso è a Busto Arsizio, mentre per quanto riguarda il secondo curriculum è il curriculum double degree, che, per il quale il secondo anno viene svolto totalmente a Bonn, ed è principalmente rivolto ad aspetti più immunologici e clinico-applicativi. E anche in questo caso, come nel caso del corso di biotecnologie, il double degree offre allo studente la possibilità di avere un doppio titolo, sia quello italiano che quello tedesco. Per quanto riguarda il tirocinio di laurea, di tesi, quello del curriculum, concedetemi, italiano, ha la durata di 9 mesi e può essere speso in qualsiasi laboratorio in Italia, all'Insubria, in Italia, all'estero, nel mondo. Noi, i docenti del corso, hanno innumerevoli collaborazioni con svariati gruppi di ricerca sia in Italia che all'estero, per cui per chi volesse magari seguire il corso italiano ma fare un'esperienza all'estero, è possibile fare una scelta di questo tipo. Ovviamente nel caso del tirocinio all'estero sono previste anche borse Erasmus, sempre a seconda del merito. Per quanto riguarda invece il curriculum double degree, la durata del tirocinio è di 5 mesi e può essere spesa in un laboratorio nell'area dell'Università di Bonn oppure nell'Unione Europea, Italia inclusa. Vi dico solo a titolo informativo che fino a questo momento tutti i nostri laureati double degree hanno frequentato laboratori nell'area di Bonn. Ok, già anticipato prima, tutte le lezioni sono tenute in inglese, però per chi ha dei dubbi o si sente insicuro, comunque viene fatto un pre-corso di Scientific English 2 settimane prima dell'inizio dei corsi, intorno alla metà di settembre, questo per abituarvi all'uso della terminologia dell'inglese scientifico, che poi è quella che si userà anche durante i corsi. E comunque lo dicono tutti, l'inglese scientifico è molto più semplice rispetto all'inglese colloquiale. Quali sono i requisiti? Poi la nostra manager didattica vi dirà nello specifico quali sono. Volevo soltanto informarvi del fatto che è previsto un colloquio di ammissione, che non è un colloquio dentro o fuori, è semplicemente per testare la conoscenza di chi accede a questo corso di laurea. Il colloquio può essere fatto in italiano o in inglese a scelta del candidato. È giusto un'altra cosa. Fino a quando potete iscrivervi a questo corso di laurea per il prossimo anno accademico? Potete farlo se vi laureate entro dicembre del 2019. Quindi i laureati entro dicembre possono, chi pensa di laurearsi entro dicembre può cominciare a seguire i corsi da ottobre, preiscriversi e quant'altro. Per ulteriori informazioni esiste un sito, sul sito ci sono anche tutti i nostri contatti, per cui se avete bisogno, voglia di approfondire, fare qualche domanda, non esitate e contattateci.